dirvi che siete donne senza dirvi che siete donne. Classifica provvisoria, portacolori della SD Borgaretto 75, si avvicina alla conclusione del suo primo giro e quindi suono della campana. Monica Giordani è in seconda posizione,
transita in questo momento, quindi Carla primo, Monica Giordani, Karin Angotti in terza. Quarta posizione transita al suono della campana Marina Lazzarini. Asha Tonolini in quinta. Quindi dalla prima alla decima posizione della classifica provvisoria alla conclusione del primo giro, Carla primo al comando, Monica Giordani in seconda posizione, Karin Angotti in terza, Marina Lazzarini in quarta, Asha Tonolini in quinta, Elisa Ragazzi in sesta posizione, Elena Fustella e poi Elide Mai Gravina, Adriana Beatrice Priotti e Elisabetta Bortolas. Sì, segnaliamo la presenza nelle prime posizioni di un ex atleta di interesse nazionale, la bresciana Asha Tonolini, che si trova, Paolo, in quale posizione? È transitata alla conclusione al suono della campana in quinta posizione. Siamo a 10 minuti e 50 di gara, tratto in salita che si vede dalla nostra postazione e che sarà uno dei punti nevralgici, uno dei punti clou, questa salita spezza gambe che in altre occasioni abbiamo denominato il muro di Grammont della Cinque Mulini, ricordando l'accostamento con il mitico Giro delle Fiandre. È uno dei punti dove vedete addirittura gente che sale quasi aiutandosi con le mani. Vedremo come affronteranno questo tracciato, questo punto del tracciato, gli atleti africani che di solito con due balzi arrivano dalla parte opposta. Bene, la gara maschile, come è stato annunciato in occasione della conferenza stampa, avremo la meglio gioventù in gara, atleti giovanissimi, specialmente gli atleti africani che hanno dominato il lungo e il largo nella stagione estiva. Ovviamente parliamo di giovanissimi under 20, cioè atleti sotto i 20 anni, che vedremo in gara più avanti nel pomeriggio attorno alle 14:15, l'ora esatta della partenza maschile. Prima ci sarà la femminile e prima ancora ritorna, lo ribadisco ancora una volta, la sfilata delle nazioni, come usava, e mi rivolgo a un ex presidente, Vito Garofalo, negli anni 70-80, fino all'inizio degli anni 80, con anche il lancio dei paracadutisti che arrivava, il paracadutista arrivava nel centro del centrocampo, nello stadio del cross, quello che viene definito lo stadio del cross, arrivava in centrocampo. Erano altri momenti, adesso ci siamo trasferiti da qualche edizione qua all'aperto,
una manifestazione più bucolica, chiamiamola così, nel cosiddetto ballo. E qua ne vedremo anche oggi delle belle, ne abbiamo viste in passato e oggi ne vedremo anche oggi delle belle. Guarda, io prendo il primo, la prima, la seconda. Avete già addocchiato che è la seconda, la terza? Sì, sì. La mia è facile perché va come un treno, quindi ti dica. Erano insieme prima, secondo te. Può camminare praticamente adesso, quella di fare la prima. Arriva la prima. Scusa, non andare troppo avanti perché... Sì, sì, scusa. Siamo alle battute finali della gara femminile Master. Carla Primo, S di Borgaretto 75. Per prima sul traguardo. Eccola, applausi dopo 15 minuti e 18 secondi. Complimenti. Grazie. Seconda piazza. No, non è seconda niente, qui deve girare ancora. Gira, gira, come si suol dire, altro giro, altro regalo. Per la seconda piazza si deve attendere. Questa è andata questa qui. Come si suol dire, non c'è secondo. Va a completare il podio. La vittoria che sorride dunque a Carla Primo. Grande Karin. Karin Angotti in seconda posizione. Carla Primo, rimani cortesemente nella cerimonia di premiazione, grazie. Monica Giordani chiude in terza posizione, questo è il podio che sarà a breve premiato. Monica Giordani è terza, seconda Karin Angotti e prima. Facciamo una foto qua. Qua. Podio Monica Giordani è terza, seconda Karin Angotti, prima Carla Primo. Al quarto posto Marina Lazzarini. Terza di là. Seconda. Che terza. No. Fammi vedere il numero, dai. Primo Angotti e Giordani, avvicinatevi al palco premiazioni, grazie. Non fai fare la foto davanti al sole, non capisci un cazzo però. Brava Ele. Brava Ele. Vai, 51, 12. 35, 38. Grande. Prossima gara. Le allieve sono previste alle 11.10, distanza 4 km e 200 metri. Procediamo dunque con la premiazione della gara che si è da poco conclusa. Al terzo posto Monica Giordani. Guarda che la supera. Grazie.
Seconda classificata, Karin Angotti. Sale sul gradino più alto del podio Carla Primo. Andate su tutti e tre sul primo. Andiamo al tempo della vincitrice 15-17. Dalla prima alla decima posizione la vittoria di Carla Primo, al secondo posto Karin Angotti, terza è Monica Giordani, quarta Marina Lazzarini, quinta Ascia Tonolini, sesta Elide Mai Gravina, settima Elena Fustella, ottava è Elisa Almondo, nona Elisa Ragazzi e decima Adriana Beatrice Briotti. Brava! C'è un bel accento veneto.
No, Trentino! Trentino, wow! Da dalle tue parti allora c'hai un sacco di montagna, sarai una super... Sì, sì. Sei tu la mia passione. Bravissima. Sei tu. Desmentico, che bello. Io mi metto qua in mezzo ai campioni, ma... Abbiamo anche prima cittadina di San Vittorio, la signora Daniela Maria Rossi, che è arrivata con noi e che starà tutto il giorno, più o meno, con noi e che ringraziamo. Seconda edizione per lei o la terza? La terza. Terza edizione in qualità di primo cittadino di questa ridente località di 8500 abitanti in riva al mitico fiume Orona. Non vorrei andare a cambiare anche quelli sempre più. Ma credo che non ti possano. C'è un camion? Sì, ho prenotato. Sì, ho prenotato questa cosa. Ma no, perché non posso di venerdì, io devo fare la non ci piace, vai Gabri, vai! Vai Gabri! Vai Gabriella! Poi sai Gabriella! Eravamo lì, ho detto, basta, ritirarlo, meglio ritirarlo, faccio almeno quello che sei. Però di grande, bravissima. Seconda classificata Lia Pozzi. Prima di categoria Elisa Ragazzi. Terza classificata Sara Rambaldini. Atletica Gavardo. Al secondo posto Lia Pozzi. La richiamiamo, la vincitrice di categoria Elisa Ragazzi. Passiamo alla categoria SF40. 9 minuti alla partenza della gara riservata alla categoria allievo. SF40 al terzo posto Ascia Tonolini. Partono anche quelli là. No, aspetti. Medaglia. Giù la mascherina un attimo. Date su tutte. Grazie ragazze. SF40 al terzo posto Ascia Tonolini. Grazie. Forza ragazze, lasciamo libero il podio, grazie. Al secondo posto Marina Lazzarini.
vince la categoria SF40 Karin Angotti. Tira giù la maschera per una. Allora intanto diamo un'occhiata alla zona partenza per vedere categoria lieve, che hanno molto 11-10, sono 30 le iscritte: Giulio Bernini, Annalisa Sponga, Sara Perferi, Sofia Sidenius, Marina Senesi, Gaia Calcini, Alessia Pozzi, Anna Galli, Rebecca Zaramella, Deborah Bertagnoli, Lisa Loipret, Greta Repossi, Tarica Maiocchi, Sofia Demez, Marta Scerra, Francesca Franceschini, Sonia Mura, Giorgia Canziani, Beatrice Preda, Anna Ruffer, Elena Cusato, Elisa Rovedatti, Elisa Ciappusso, Matilde Bonaccina e Martina Arceri. Passiamo alla categoria SF45, al terzo posto Anna Maria Iannello. Seconda classificata Elisa Almondo. Vince la categoria SF45 Monica Giordani. La partenza della categoria lieve riguarda le ragazze nate nel 2005-2006. Passiamo alla categoria SF50. Al terzo posto Morena Almonti. Al secondo posto Adriana Beatrice Briotti. Vince la categoria SF50 Carla Primo. Prima assoluta, tra l'altro, Carla Primo, che è la prima assoluta della categoria. Categoria SF55, 5 minuti alla partenza della gara lieve. Concetta Gracci è terza classificata. Seconda, Ombretta Bellorini. Vince la categoria Daniela Gilardi. Daniela Gilardi è un mito. Il Val Madrera è un mito, vero? Daniela Gilardi è la numero uno della zona, nonostante gli anni che gareggia, è sempre lì tra le prime posizioni. Società rappresentate nelle allieve, la Toscana Atletica, l'Atletica Levante, la Virtus Lucca, l'Agenzia Nella, il Cusparma, la Galatese, la Valle di Cembra, Sport Club Merano, Virtus Minasco, la Bracco Atletica, Ovisio Masciago, Quercia Trentigrana, Frison, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Atletica Lerone, Morbegno, Pro Patria, Cus Milano. E passiamo alla categoria SF60, al terzo posto Lorena Soldadini. Pochi minuti alla partenza delle donne, della gara allieve, 4 km e 2. Non ho idea quante fossero scritte. Al secondo posto Adele Nadia Micheletto. Ma lei li
nessuno. Vince la categoria S60 Elena Pustella. Gabriella del Pesco. Ma non lo sapevo! Non lo sapevo! Seconda classificata Elisabetta Sulis. Prima di categoria SF65, poi daremo linea alla partenza Maria Cristina Dal Santo. Sì, ancora qualche attimo, le ragazze si stanno preparando, eccole là. Salutiamo intanto qualche personaggio, qualche amico della stampa che sta arrivando. Un saluto particolare a Daniele Benarini, direttore della rivista Correre, al mitico Silvio che è venuto a trovarci anche oggi, Radio 24, grande radio che trasmette sempre il podcast alla mattina alle 6, grandi trasmissioni riservate all'atletica, le ragazze là pronte, ci siamo, sono 30, Marini Sponga, Berferi, Sidini, Ussedesi, Calcini, Pozzi, Galli, Zaramella, Bertagnoli, Loi, Poetre,